Reminiscere miseración tuarum Domine, et famulos tuos, eterna protezione santifica, procuibus Christus, filius tuus, per sum cruorem instituit pascale mysterium, qui et regnat in saecula saeculorum. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è battuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino. Perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since in Jesus, the Son of God, we have the supreme high priest who has gone through to the highest heaven, we must never let go of the faith that we have professed. For it is not as if we had a high priest who was incapable of feeling our weaknesses with us, but we have one who has been tempted in every way that we are, though he is without sin. Let us be confident then in approaching the throne of grace, that we shall have mercy from him and find grace when we are in the need of help. During his life on earth, he offered up prayer and entreaty, aloud and in silent tears, to the one who had the power to save him out of death. And he submitted so humbly that his prayer was heard. Although he was son, he learned to obey through suffering. But having been made perfect,
He became for all who obey him the source of eternal salvation. Verbum Domini. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secundum Johannem. In illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis, tras torrentem Cedron. Ubi erat ortus, in quem introivit ipse, et discipuli teius. Sciebat autem et Iudas, qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo, cum acepisset cohortem, et a pontificibus et fariseis ministros, venit illuc cum lanternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia, quae ventura erat super eum, processit et dicit eis. Quem queritis? Responderunt ei. Iesum Nazareus.
diciteis, ego sum. Stabat autem et Iudas, qui tradebant eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retror sum, et ceciderunt in terram. Iterum ergo eos interrogavit. Quem queritis? Illi autem dixerunt. Iesu Nazarenum. Respondit Iesus. Dixi vobis ego sum. Si ergo me queritis, sinite os habire. Ut impleretur sermo quem dixit, quos dedisti mihi non perdidi ex ipsis quemquam. Simon ergo Petrus ab Engladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit eius auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro. Mite gladium in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum. Cors ergo et tribunus et ministri Iudeorum, comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt ad annam primum. Erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui consilio dederat Iudei. Expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabant ad ostium foris. Exivit ergo discipulis alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quid et tu ex discipulis es hominis istius? Dicit ille. Non sum. Stabant autem servi et ministri, qui prunas fecerant, qui affrigos erat, et califaciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et calefaciens se.
Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit Iesus, ego palam locutus suum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus suum nihil, quid me interrogas, interroga eos, qui audierunt quid locutus sum ipsis, et cehisciunt, quid ixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens, sic respondes pontifici, respondit Iesus, si male locutus sum, testimonium peribede malo, si autem bene, quid me cedis? Misit ergo eum annas ligatum ad Caifa pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciense. Dixerunt ergo ei, negavit ille et dixit, non sum. Dicit unus ex servis pontificis, cognatus eius, cuius abscidit Petrus auriculam, non ego te vidi in horto cum illo. Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem manae, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatos ad eos foras, et dicit, quam accusationem affertis adversos hominem hunc? Responderunt et dixerunt ei, dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ei Iudei, non mi salvis,
ut sermo Iesus impleretur quem dixit, significans quam esset morte moriturus. Intro hi vitergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, Tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus, Atem et ipso tu hoc dicis, annali tibi dixerunt de me. Respondit Pilatus, Num quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quid fecisti? Respondit Iesus, Regnum meum non est de mundo hoc. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei delcer tarent, ut non tradere Iudeis. Non cautem, meum regnum non est hinc. Dixit itaque et Pilatus, Ergo rex est tu? Respondit Iesus, Tu dicis, Quia rex sum, ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per hibeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit meam vocem. Dicit ei Pilatus, Quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeus et dicit eis. Ego nullam invenio in eo causam, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha. Vultis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo ursum dicentes, Nomen Sanctorum. Et erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit, et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum. Et veniebant ad Deum, et dicebant, Amen.
et dabante ia lapas. Et exit iterum Pilatus foras, et dicit eis. Ecce aduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia in eo invenio causam nullam. Exit ergo Iesus foras, porteam spinam coronam, et purpureum vestimentum, et dicit eis. Ecce homo. Cum ergo vidis enteum pontifices et ministri, clamaverunt dicentes, Crucifixus, 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 Dicit eis Pilatus, accipite eum vos, et crucifigite. Ego enim non invenio in eo causam. Responderunt ei Iudei, disset Pilatus unc sermonem magistimuit, et ingressus est praetorium iterum, et dicit ad Iesum, Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus, mihi non loqueris, nescis quia potestatem ab eo dimitterete, et potestatem ab eo crucifigerete. Respondit Iesus, Non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi esset datum de super. Propter eam, qui tradidit me tibi, maius peccatum habet. Ex inde querebat Pilatus, dimittere eum. Iudei autem clamabant dicentes, Pilatus ergo, cum audisset hot sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in locum qui dicitur litostrotos, Hebraice autem gabbata.
erat autem parasceve pasche. Horas erat quasi sextat, et dicit io Deis. Ecce rex veste. Clamaverunt ergo illi. Volle, volle. Dicit eis Pilatus, Regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices, tradit eis illum, ut crucifigeretur. Suoce perunt ergo Iesum. Et baiulant sibi crucem exhibit in eum, qui dicitur Calvarie locum, qui Hebraice dicitur Golgotha. Ubi eum crucifixerunt, et cum eo alios duos incet inc, medio autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi legerunt Iudeorum, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Latine, Grece. Dicebant ergo Pilato, pontifices Iudeorum. Respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi? Milites ergo, cum crucifixissent Iesum, acceperunt vestimenta eius, et fecerum quatuor partes, unicuique militis partem, et tunicam. Erat autem tunicam inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem, scriptura impleatur dicens,
partiti sunt vestimenta mea sibi, et in veste mea miserunt sortem. Et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius, Maria Cleope et Maria Magdalene, cum vidisset ergo Iesum atrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matri. Moliter, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo, ecce mater tua, et ex illa ora accepit eam discipulos in sua. Post hoc sciens Iesus, quia iam omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dicit. Sit sio. Vas positum erat aceto plenum, spongiam ergo plenam aceto, issopo circumponentes, obtulerunt ori eius. Cum ergo accepisset acetum, Iesus dixit. Consumatum est. Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam parasceve erat, ut non remanerent in cruce corpora sabbatu. Erant enim magnus dies illius sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum cruram tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non frangeretur eius crura, sed unus militum lance alatus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium peribuit, et verum est eius testimonium,
et illescit quia veradicit, ut et vos crediatis. Facta sunt enim ec, ut scriptura impleatur. Os non cominuetur eius, et iterum alia scriptura dicit, videbunt imquem transfixerunt. Poste cautem rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, qui erat discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesus. Et permisit Pilatus, venit ergo, et tulit corpus eius. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Deum nocte primum, ferens mixturam myrrhe et alea quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos Iudeis est sepellire. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in ortum monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parascevem Iudeorum, quia iuxta erat monumentum, posuerunt Iesum. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Nel racconto della passione, l'Evangelista Giovanni dà un'importanza particolare al dialogo di Gesù con Pilato. Ed è su di esso che vogliamo riflettere qualche minuto prima di proseguire con la nostra liturgia. Tutto inizia con la domanda di Pilato: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù vuole far capire a Pilato che la domanda è più seria di quanto egli creda, ma che ha un significato solo se non ripete semplicemente un'accusa altrui. Perciò domanda a sua volta: dici ciò da te stesso o altri te lo hanno detto di me? Cerca di condurre Pilato a una visuale superiore. Gli parla del suo regno, un regno che non è di questo mondo. Il procuratore capisce solo una cosa, che non si tratta di un regno politico. Se si vuole parlare di religione, lui non vuole entrare in questo genere di questioni. Domanda perciò con una punta di ironia: dunque tu sei re? E Gesù risponde: tu lo dici, io sono re.
Dichiarando di essere re, Gesù si espone alla morte. Ma invece di discolparsi negando, lo afferma con forza. Lascia trapelare la sua origine superiore. Sono venuto nel mondo. Dunque, misteriosamente, esisteva prima della vita terrena. Viene da un altro mondo. Egli è venuto sulla terra per essere testimone della verità. Tratta Pilato come un'anima che ha bisogno di luce e di verità e non come un giudice. Si interessa al destino dell'uomo Pilato più che al suo personale. Con il suo appello a ricevere la verità vuole indurlo a rientrare in se stesso, a guardare le cose con occhio diverso, a porsi al di sopra della contesa momentanea con i giudei. Il procuratore romano coglie l'invito che Gesù gli rivolge, ma circa questo genere di speculazioni è scettico e indifferente. Il mistero che intravede nelle parole di Gesù gli fa paura e preferisce terminare la conversazione. Mormora perciò tra sé, scrollando le spalle, che cos'è la verità? Ed esce dal pretorio. Quanto è attuale questa pagina di Vangelo? Anche oggi, come in passato, l'uomo non cessa di domandarsi che cos'è la verità. Ma come Pilato volta distrattamente le spalle a colui che ha detto «Sono venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità. Io sono la verità». Attraverso internet ho seguito innumerevoli dibattiti su religione e scienza, su fede e ateismo. Mi ha colpito una cosa: ore ed ore di dialogo senza che venga mai fatto il nome di Gesù. E se la parte credente qualche volta osava nominarlo e addurre il fatto della sua risurrezione dai morti, subito si cercava di chiudere il discorso come non pertinente al tema. Tutto avviene etsi Christus non daretur, come se al mondo non fosse mai esistito un uomo che si chiamava Gesù Cristo. Qual è il risultato di ciò? La parola Dio diventa un contenitore vuoto che ognuno può riempire a suo piacimento. Ma proprio per questo Dio si è preoccupato di dare lui stesso un contenuto al suo nome. Il Verbo si è fatto carne. La verità si è fatta carne. Di qui lo strenuo sforzo di lasciare Gesù fuori del discorso su Dio. Egli toglie all'orgoglio umano ogni pretesto per decidere lui che cos'è Dio. Ah, certo, Gesù di Nazareth si obietta, ma se qualcuno dubita perfino che sia esistito. Un noto scrittore inglese del secolo scorso, conosciuto al gran pubblico per essere l'autore del ciclo di romanzi e di film Il Signore degli Anelli, John Ronald Tolkien, in una lettera dava questa risposta a suo figlio, che gli faceva presente la stessa obiezione. Occorre una stupefacente volontà di non credere per supporre che Gesù non è mai esistito o che non abbia detto lui le parole che gli vengono attribuite. Tanto esse sono impossibili a inventarsi da nessun altro essere al mondo, come
prima che Abramo fosse, io sono. E chi vede me, vede il Padre. L'unica alternativa alla verità del Cristo, aggiungeva lo scrittore, è che si tratti di un caso di demente megalomania e di una frode gigantesca. Potrebbe però un caso del genere reggere a 20 secoli di accanita critica storica e filosofica e portare i frutti che ha portato? Oggi si va oltre lo scetticismo di Pilato. C'è chi pensa che non si deve neppure porre la domanda che cos'è la verità, perché la verità semplicemente non esiste. Tutto è relativo, nulla è certo. Pensare diversamente è intollerabile presunzione. Non c'è più spazio per le grandi narrazioni sul mondo e sulla realtà, comprese quelle su Dio e su Cristo. Fratelli e sorelle atei, agnostici o ancora in ricerca, se ce n'è qualcuno in ascolto, non è un povero predicatore come me che ha pronunciato le parole che ora sto per dirvi. È uno che molti di voi ammirano, di cui scrivono e di cui forse si considerano anche discepoli e continuatori. Søren Kierkegaard, l'iniziatore della corrente filosofica dell'esistenzialismo, dice: si parla tanto di miserie umane, si parla tanto di vite sprecate, ma sprecata è solamente la vita di quell'uomo che mai si rese conto, perché non ebbe mai nel senso più profondo l'impressione che esiste un Dio e che egli, proprio lui, il suo io, sta davanti a questo Dio. Si dice c'è troppa ingiustizia e troppa sofferenza nel mondo per credere in Dio. È vero. Ma pensiamo a quanto più assurdo e intollerabile diventa il male che ci circonda senza la fede in un trionfo finale della verità e del bene. La risurrezione di Gesù dai morti, che celebreremo fra due giorni, è la promessa e la garanzia che quel trionfo ci sarà, perché è già cominciato con Lui. Se avessi il coraggio dell'Apostolo Paolo, dovrei gridare anch'io: vi scongiuro, lasciatevi riconciliare con Dio. Non sprecate anche voi la vita. Non uscite da questo mondo come Pilato uscì dal pretorio con quella domanda in sospeso: che cos'è la verità? È troppo importante. Si tratta di sapere se abbiamo vissuto per qualcosa oppure invano. Il dialogo di Gesù con Pilato offre però l'occasione anche per un'altra riflessione, rivolta questa volta a noi credenti e uomini di Chiesa, non a quelli di fuori. La tua gente e i sacerdoti ti hanno consegnato a me. Gens tua et pontifices tradiderum te mihi. Gli uomini della tua Chiesa, i tuoi sacerdoti ti hanno abbandonato. Hanno squalificato il tuo nome con orrendi misfatti e noi dovremmo ancora credere in te? Anche a questa terribile obiezione vorrei rispondere con le parole che lo stesso scrittore ricordato scriveva a suo figlio. Il nostro amore potrà essere raffreddato e la nostra volontà scalfita dallo spettacolo delle deficienze, della follia e dei peccati della Chiesa e dei suoi ministri. Ma non credo che chi ha creduto davvero una volta
abbandona la fede per queste ragioni. Meno di tutti chi ha qualche conoscenza della storia. Ciò fa comodo perché ci spinge a distogliere lo sguardo da noi stessi, dalle nostre colpe, e trovare un capro espiatorio. Penso di essere sensibile agli scandali come lo sei tu, sempre scriveva suo figlio Tolkien, e come lo è ogni altro cristiano. Ho sofferto molto nella mia vita a causa di preti ignoranti, stanchi, deboli e a volte anche cattivi. Un risultato del genere, del resto, c'era da aspettarselo. Cominciò prima della Pasqua, con il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, la fuga degli apostoli. Piangere allora, sì, raccomandava Tolkien al figlio, ma per Gesù, per quello che deve sopportare lui, prima che per noi. Piangere, aggiungiamo noi oggi, con le vittime e per le vittime dei nostri peccati. Una conclusione per tutti, credenti e non credenti. Quest'anno celebriamo la Pasqua non al suono gioioso di campane, ma con il rumore sinistro di bombe ed esplosioni devastanti che avvengono non lontano da qui. Ricordiamo quello che rispose un giorno Gesù alla notizia del sangue fatto scorrere da Pilato e del crollo della torre di Siloe. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Se non cambiate le vostre lance in falci, le vostre spade in aratri, i vostri missili in fabbriche e case, perirete tutti allo stesso modo. Una cosa gli eventi recenti ci hanno improvvisamente ricordato. Gli assetti del mondo possono cambiare da un giorno all'altro. Tutto passa, tutto invecchia. Tutto, non solo la beata gioventù, vien meno. C'è un solo modo di sottrarsi alla corrente del tempo che trascina tutto dietro di sé. Passare a ciò che non passa. Mettere i piedi sulla terraferma. Pasqua significa passaggio. Facciamo tutti quest'anno una vera Pasqua, venerabili padri, fratelli e sorelle. Passiamo a colui che non passa. Passiamo ora con il cuore, prima di passare anche con il corpo.
oremus dilectissimi nobis pro ecclesia sancta Dei. Ut eam Deus et Dominus noster pacificare, adunare et custodire dignetur toto orbe terrarum. Detque nobis quietam et tranquillam vitam de gentibus glorificare Deum Patrem omnipotentem. Omnipotens et paterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelasti, custodi opera misericordiae tue ut ecclesia tua, toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tua in omnis perseveret, per Christum Dominum nostrum. Oremus et pro beatissimo Papa nostro Francisco, ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque in columem custodiat ecclesiae suae sancte, ad regendum populum sanctum Dei. Omnipotens sempiterne Deus, cuius judicio universa fundantur, respice propitius ad preces nostras, et me indignum famulum tuum continua pietate custodi, o Christiana plebs, quam mihi pascendam tua providentia commisisti, fidei suae meritis augeatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro omnibus episcopis, presbiteris, diaconis ecclesiae, et universa plebe fidelium. Omnipotens et paterne Deus, iu spiritu totum corpus ecclesiae sanctificatur regitur, exaudi nos proministris tui supplicantis, ut gratiae tuae munere ab omnibus tibi fideliter serviatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro catechumenis nostris, ut Deus et Dominus noster, ad aperiat aures precordiorum ipsorum, januamque misericordiae, ut per lavacrum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipse inveniantur in Christo Iesu Domino nostro. Omnipotens et paterne Deus, qui ecclesiam tuam nova semper prole fecundas, auge fidem et intellectum catechumenis nostris, ut renati fonte baptismatis ad optionis tue filia gradatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro universis fratribus in Christum credentibus, ut Deus et Dominus noster, eos veritatem facientes, in una ecclesia sua congregare et custodire dignetur. Omnipotens sempiterne Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas, ad gregem fili tui placatus intende, ut quos unum baptisma sacravit, eos et fide iungat integritas et vinculum socet caritatis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro iudeis, ut ad quos prios locutus est Dominus Deus noster,
eis tribuat in sui nominis amore, et in sui federis fidelitate proficere. Omnipotens sempiterne Deus, qui promissionis tuas abra eiusque semini contulisti, Ecclesiae tue preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris, ad redemptionis mereatur plenitudem pervenire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et prois qui in Christum non credunt, ut luce Sancti Spiritus illustrati, viam salutis et ipsi valeant introvire. Omnipotens sempiterne Deus, fac qui Christum non confitentur, corante sincero corde ambulantes, inveniat veritatem, nosque mutu proficientes semper amore, et a te vite mysterium plenius, percipiendum solicitus, perfectionis effici tue testes caritatis in mundo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et prois qui Deum non agnoscunt, ut quae recta sunt sincero corde sectantes, ad ipsum Deum pervenire mereantur. Omnipotens sempiterne Deus, qui cuntos homines condivisti, ut semper desiderando quaerant et inveniendo quiesce, presta quae sumus, ut inter noxia quaeque obstaculo omnes, signa pietatis et in te credentium testimonium bonorum operum participentes, te solum verum Deum notrisque generis Patrem gaudiat confiteri, per Christum Dominum nostrum. Oremus et pro omnibus rem publica moderantibus, ut Deus et Dominus noster, mentes et cordae orum secundum voluntatem suam dirigat, ad veram omnium pacem et libertatem. Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manus sunt hominum corda et iura populorum, respice benignus a Deus, qui nos in potestati moderantur, ut ubique terrarum populum prosperitas, pacis securitas, et religionis libertas, teler gente constinta. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus pro populis bellorum atrocitatibus vexatis. Ne eorum lacrimae et sanguis victimarum effundantur inane, sed etatem properant pacis ex Iesu Christi gloriosae vulneribus manentes. Deus misericus et fortis, qui bella conteris deprimisque superbus, humanitate ab humano genere, et lacrimas degnare festinante la crescere, ut omnes in veritate tui nominari fili mereantur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purget erroribus, morbos auferat, famem depelat, aperiat carceres, vincula solvat, viatoribus securitatem, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem,
atque morientibus salutem indulgeat. Omnipotens in piterna Deus, maestorum consolatium laborantium fortitudo, perveniat a te preces de quacunque tribulatione clamantium, ut omnes sibi necessitatibus suis misericordiam tuam gaudiant affuisse. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Excelium crucis in quo salus mundi flectamus genua. Levate. Excelium crucis in quo salus mundi flectamus genua.
levate. Celinium crucis in quo salus mundi pependi. Flectamus Genua. Levate. Amen.
concepto sanctorum moniti e divina istruzione formati possiamo dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae Tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Spectantes beatans fe, et advenunt tum, salvatoris nostrum Iesu Christi. Via tum es regnum et potestas, et gloria in saecula. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenem agni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intercessus verbum meum, sed tantum in verbo esperabitur anima mea. Thank you.
Oremos. Omnipotens ab eterne Deus, qui nos Christi tue beate morte et resurrectione reparasti, conserva in nobis opus misericordiae tue, ut tuius misterii participatione, perpetua devotione vivamos, per Christum Dominum nostrum. Amen. Inclinate vos ad benedictionem. Super populum tuum, quesum os Domine, qui mortem fili tui in spe sue resurrectionis recolvit, benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio tribuatur, fides santas succrescat, redemption sempiterna firmetur, per Christum Dominum nostrum. Grazie.
allora riprendo lì, che non mi aveva detto, che allora mi ha detto. Passato tanto. Io l'ho detto, gli ho detto che...